il Costone ha accolto questa iniziativa in maniera molto molto meritevole e con grande impegno da parte della società, perché riuscire a trovare gli spazi per questa attività e soprattutto riuscire a coinvolgere dei ragazzi normodotati con dei ragazzi che hanno delle difficoltà motorie o di altro tipo all'interno di una disciplina sportiva non era facile, perché Costone è riuscito a cogliere questa bella iniziativa del Baskin, che è nato a Cremona all'inizio degli anni 2000 dall'idea di un professore di educazione fisica e di un ingegnere con dei figli che avevano delle disabilità, e da allora piano piano è cresciuto. Il Costone è cresciuto intanto nei numeri, perché già dal primo anno abbiamo superato i 15/18 giocatori della squadra, ben distribuiti fra le disabilità e le abilità e i normodotati. Siamo arrivati addirittura a 29 iscritti e devo dire un grazie a questa nostra giocatrice che si chiama Chiara Bozzi, che è venuta con noi sin dal primo anno, che nonostante tutte le sue difficoltà lavorative, nonostante in passato giocasse nella prima squadra, è stata presente quasi sempre, le rimprovero una sola assenza, ma per il resto è stata bravissima ad essere sempre presente, perché effettivamente senza le ragazze è come se fossimo fuori regolamento, quindi non potremmo partecipare alle iniziative e alle partite.